Vogliamo aprire nel Vangelo di Luca, Vangelo di Luca, alleluia. Vangelo di Luca, capitolo 5. Gloria a Dio. Leggiamo insieme Vangelo di Luca, capitolo 5. Dio ci benedica. Amen. Mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Gennesaret e la folla si stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio, Gesù vide due barche ferme a riva. Da esse i pescatori erano smontati e lavavano le reti. Montato su una di quelle barche che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra, poi, sedutosi sulla barca, insegnava alla folla. Come ebbe terminato di parlare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le vostre reti per pescare. Simone rispose: maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però secondo la tua parola getterò le reti. E fatto così, presero una tal quantità di pesci che le loro reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire ad aiutarli. Quelli vennero e ne riempirono tutte e due le barche, tanto che affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù, dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Perché spavento aveva colto lui e tutti quelli che erano con lui per la quantità di pesci che avevano presi. E così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Allora Gesù disse a Simone: non temere, da ora in poi sarai pescatore di uomini. Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Signore, ti chiediamo che questa parola venga dal cielo e non da un uomo. Parlaci, perché tanto è il bisogno di ricevere la tua parola che siamo affamati. Ti ringraziamo e abbiamo fiducia in te, nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Accomodatevi, fratelli. Questo è un brano che conosciamo molto bene, è un brano che chissà quante volte abbiamo potuto insieme meditare, quante altre volte abbiamo potuto insieme vedere tra le righe la gloria di Dio anche nella nostra vita, quello che Dio può fare. Come diceva anche il fratello che predicava ieri, sono cose straordinarie nella nostra vita. Abbiamo un Dio che va fuori dall'ordinarietà, compie cose straordinarie, e anche quando si occupa della nostra ordinarietà, delle nostre cose ordinarie, cioè delle cose di ogni giorno, diventa straordinaria l'opera sua. E quindi vogliamo ringraziare il Signore perché abbiamo avuto la possibilità di conoscerlo, abbiamo avuto il privilegio di sperimentarlo, come diceva anche il fratello nella testimonianza, abbiamo avuto proprio il gusto, il piacere di fare delle esperienze con il Signore, esperienze che non si concludono, fratelli, se rimaniamo vicino al Signore. Non è la nostra una storia che si è conclusa, è un libro che continua a essere scritto, è un libro che continua a prendere appunti, continua a prendere appunti, perché Gesù è lo stesso, ieri, oggi è in eterno, e questo vogliamo continuarlo a sperimentare proprio per effetto della sua bontà. Stamattina io vorrei meditare insieme con voi su alcuni aspetti che riguardano proprio la vita, in questo paragrafo, di Simon Pietro. Proprio vorrei farvi notare come quest'uomo, attraverso una serie di cose, riesce a sperimentare un successo nel fallimento. Come
È prezioso poter realizzare un successo quando abbiamo fallito. È sicuramente un contrasto di parole quello che stiamo dicendo stamattina. Com'è possibile, no? Avere successo se abbiamo fallito? E stamattina io vorrei che proprio questo noi meditassimo, che tutto quello che in questo momento ci sta facendo realizzare come probabilmente fallimento, Dio sta iniziando un'opera nuova. Dio sta facendo qualcosa di nuovo. Dove è iniziato e finito, dove ci ha condotto il fallimento fino adesso, là Dio ha deciso di costruire qualcosa di nuovo nella nostra vita. È bello come l'immagine dell'Evangelista Luca ci proietta la scena sul lago di Gennesaret, questa folla che si stringe intorno a Gesù per udire la sua parola. Innanzitutto permettetemi di dire, fratelli, che tutto inizia quando ci stringiamo intorno alla parola del Signore. Non cerchiamo altre vie perché non ce ne sono. Non cerchiamo altri agganci con il Signore, intendo ovviamente, perché non ce ne sono. Tutto inizia, il principio di ogni cosa è la parola di Dio. Anche nella creazione il principio di ogni cosa è la parola di Dio. Dio crea mediante la sua parola. Il creato stesso si sostiene per la potenza della sua parola, così dice la Scrittura. Pensate un po'. Quindi ogni cosa, ogni nuova esperienza, ogni progetto, ogni rapporto che noi possiamo decidere da stamattina di avere con il Signore deve fondarsi sulla parola. Se abbiamo una pesca miracolosa è perché c'è una folla che si è stretta intorno alla sua parola. Se hai la possibilità stamattina di tornare a casa tua, benedetto, non perché c'è stato un pastore che ha predicato, non perché ci sono stati dei cantici che ci hanno deliziato, ma perché ci siamo stretti alla sua parola. E la sua parola cambia la nostra vita. La sua parola cambia le nostre giornate. La sua parola cambia i nostri pomeriggi, fratelli. La sua parola cambia le condizioni della nostra vita. Signore, stamattina vogliamo ascoltare la tua parola. Non solo ascoltare, stringersi. Stringersi. La scrittura ci parla di un Gesù che era lì in piedi, ma di una folla che si stringeva intorno a lui. L'adunanza è una benedizione. È una benedizione il calendario che strappiamo quando leggiamo, meditiamo. È una benedizione quando leggiamo delle meditazioni, è una benedizione quando siamo a casa, quando preghiamo, quando cerchiamo il Signore, ma è un'altra benedizione quando ci stringiamo, quando siamo nell'adunanza e nell'adunanza non ci riuniamo intorno a un uomo, ma intorno a Gesù per ascoltare la sua parola. È una benedizione diversa, è una benedizione particolare, innanzitutto perché Gesù è in mezzo a noi. Dove due o più sono raunati, uniti, riuniti nel mio nome, là io sono in mezzo a loro. E tante volte dobbiamo testimoniarlo, fratelli, la nostra vita è cambiata dopo che ci siamo radunati nell'adunanza, dopo che siamo andati a un culto dove il Signore ci ha benedetto. Quante volte ci siamo recati in chiesa che non avevamo neppure voglia? Quante volte vi è capitato? Come no? Vi è capitato che vi siete alzati al mattino e avete detto stamattina non ce la faccio proprio? Vi è capitato? Stamattina vi è capitato? Vi è capitato di dire non ce la faccio, basta, resto a casa. Poi siete venuti e avete detto, mentre la folla si stringeva intorno a Gesù, avete detto meno male che sono venuto. Gloria a Dio. Meno male, sono venuto perché tutte le cose che noi ci perdiamo all'interno di un'adunanza non sono recuperabili nell'adunanza successiva. Sono
perché sono tutti appuntamenti unici che Dio ci riserva e che riserva ai suoi figli. Una folla che si stringeva intorno a lui per udire la sua parola. La seconda condizione che ci permette di realizzare qualcosa di importante nella nostra vita è proprio la condizione che detta Luca intorno ai motivi che vede in questa folla stringersi intorno a Gesù. Non sono i miracoli, non sono le opere potenti, non sono i favori. Questa è una folla diversa, mi dà l'impressione che questa sia una folla diversa da quella che ha visto la prima e la seconda moltiplicazione. Ho l'impressione che questa sia una folla diversa, non è una folla nominale dal punto di vista cristiano, evangelico. Siamo cristiani, siamo evangelici, siamo, non so, pentecostali. Questa è una folla che ha bisogno di udire la parola del Signore. Fratelli, il nostro bisogno di udire la parola di Dio è reale, è vitale, non è un optional. Noi non ci riuniamo perché c'è anche la parola di Dio. Noi ci riuniamo perché c'è la parola di Dio. Non vogliamo essere, come sta succedendo ultimamente, tra quelli che riempiono le riunioni non so di quante cose, e poi c'è anche la parola di Dio. No, noi ci riuniamo perché c'è la parola di Dio. Ed eventualmente ci sono anche i cantici. Eventualmente ci sono anche le testimonianze, eventualmente ci sono anche altre cose, ma noi ci riuniamo per stringerci intorno alla parola di Dio. E quando noi ci raduniamo per questo, il Signore si manifesta. E la prima cosa che si manifesta, che lo sentiamo nella nostra vita, sapete che cos'è? Ci sentiamo scrutati, ci sentiamo conosciuti, ci sentiamo letti nel profondo del nostro cuore. Quante volte, fratelli, ci siamo riuniti e abbiamo scoperto che quella parola era per noi. Abbiamo detto: Signore, mi sta parlando. Oppure è venuto un predicatore da fuori, non conosceva nulla della nostra vita, non sapeva perfettamente niente, però ci siamo visti proprio radiografati. Abbiamo visto proprio la realtà della nostra vita, proprio anche nei particolari. Ed è così che si è sentito Simon Pietro. Mentre Gesù predicava, mentre la folla si stringeva intorno a lui, immaginate questa scena, no? Di questa folla che si stringe intorno a lui e che Simon Pietro inizia a sentirsi scrutato. Perché lo sguardo di Gesù, sì, lui sta parlando ad una folla che si stringe, però il suo sguardo è su due barche, e una di queste è di Simon Pietro. E stamattina lo sguardo di Gesù è sulla tua vita. C'è una predicazione, c'è un culto, c'è la gloria di Dio, ma i suoi occhi sono su di te. Dio ha un piano per la tua vita. Ci sono due barche, e bisogna anche sottolineare un aspetto di queste due barche, che Gesù non ha notato solo due barche, ma le ha notate anche in una determinata condizione, ferme a riva. E questa parola, dal punto di vista biblico, è una parola che a Gesù non piace. Fermo non gli piace. Piace a me, piace a te, mi voglio fermare un po'. Se noi dovessimo fare una stima delle volte che abbiamo detto mi voglio riposare un po', mi voglio fermare un po', scopriremmo che l'abbiamo usata molto più volte di quell'altra parola, voglio mettermi all'opera. A Gesù questa parola fermo non gli piace. Sapete perché non gli piace? Perché dovete immaginare se Gesù dovesse dire mi fermo un po'. Dove saremmo, fratelli?
Se Gesù dovesse dire, mentre la parola dice che con la sua parola sostiene tutte le cose, dovesse pensare per un solo minuto di dire mi fermo un po', che cosa accadrebbe? Che cosa accadrebbe nella mia e nella tua vita? Che cosa succederebbe? Avremmo altri giorni? Ci sarebbero altri giorni da vivere? Avremmo speranza? Avremmo un futuro? E siccome Dio ci ha messo la vita dentro di noi, e la vita è Cristo Gesù, è incompatibile che due barche che sono chiamate a navigare negli oceani dell'opera di Dio si fermino. Lo sguardo di Dio, di Gesù, è su queste due barche che per lo scoraggiamento, certo, c'è un motivo, uno scoraggiamento, hanno i proprietari di queste barche, uno e Simon Pietro, hanno lavorato tanto, tutta la notte, dice la scrittura, si sono affaticati. Dobbiamo immaginare, fratelli, quanta stanchezza fisica c'è, quanta stanchezza anche psicologica, quanta stanchezza anche spirituale. Abbiamo fatto tutto questo per cosa? A cosa è servito? Non abbiamo raccolto nulla, siamo usciti con tante aspettative. Ieri sera, quando siamo partiti con tante aspettative. Abbiamo comprato le reti nuove, abbiamo lavato le barche, siamo usciti cantando, ma stiamo tornando piangendo. A cosa serve fare tutto questo? Allora abbiamo deciso, alla fine, di fermarci. Saranno altri ad andare avanti. E forse qualcuno ti ha pure incoraggiato a dire, sì, fermati. Forse qualcuno ha detto pure, fai bene. Forse qualcuno ha anche sottolineato, sì, sì, ma tanto alla fine l'opera è di Dio, mica è tua. È vero, ma Dio vuole che tu sia all'opera. E il Signore riprende una situazione che sarebbe finita male. Meno male che abbiamo Gesù che interviene nella nostra vita, fratelli. I due pescatori che erano scoraggiati, erano fermi, arriva, dice la scrittura, da essi i pescatori erano smontati e lavavano, un altro termine dice, rassettavano le reti, cioè li stavano mettendo a posto per poi piegarli e per chiudere la giornata in malo modo, per definire in maniera negativa una pratica che forse se la sarebbero portato avanti negli anni, nei giorni. La prima cosa che Gesù fa, ascoltate bene, la prima cosa che Gesù fa è entrare in questa barca, montato su una di quelle barche. La sua presenza è la soluzione a ogni cosa. Gesù non è uno di parole, di chiacchiere, come a volte lo siamo noi, no? Ma sì, vai avanti, è bello anche essere incoraggiato, ma non ti preoccupare. No, Gesù non è quello che cerca di risolvere i problemi con la pacca sulla spalla, come siamo noi, ma sì, vai, stai tranquillo. No, no. È nella sua presenza che noi otteniamo il miglior incoraggiamento. Fratelli, la necessità di oggi della Chiesa del Signore è cercare la sua presenza. È necessario che il Signore monti sulle nostre barche. È necessario che il Signore monti nelle nostre chiese. È necessario che il Signore monti nella nostra vita, che entri nelle nostre famiglie. È importante, non vi spaventate, non vi scandalizzate di quello che vi dico. È importante che il Signore monti nella vita dei pastori, degli uomini di Dio. Altrimenti rischiamo di affaticarci e di non raccogliere nulla, di disperdere la benedizione di Dio. Rischiamo di mettere tutto sulle nostre forze umane, sulle nostre risorse, e pensiamo che l'opera di Dio debba andare avanti per l'esperienza umana. Nulla di tutto questo. Ci siamo affaticati tutta la notte. Che ne sai tu?
Facciamo questo da anni, tutti i giorni. Oramai sono le cose come vanno, eh. Sono 20 anni, dico di me, sono 20 anni, sono 21 anni che sono convertito. Lo so le cose come vanno. Fratelli, sono 21 anni che io sono convertito. Ma quando Dio interviene, mi meraviglia sempre. Non ha mai fatto qualcosa che io ho dato per scontato. Ho dato per scontato le cose che ho fatto io e le ho fatte male. Ho dato per scontato quello che avrebbero fatto gli uomini e l'hanno fatto nel bene e nel male. Ma tutte le volte che Gesù è intervenuto mi ha sempre meravigliato, perché l'opera sua non è un'opera che possiamo dare per scontato. Lui continua a meravigliarci, continua a portare avanti la sua opera nella nostra vita e stamattina vuole portarla avanti attraverso la tua vita. Non è d'accordo che tu abbia parcheggiato la barca della tua fede, della tua esperienza, del tuo zelo, del tuo primo innamoramento. Signore, aiutaci a vedere la tua gloria. È la prima condizione per vedere la gloria di Dio, fratelli, è avere Gesù nella nostra barca, la sua presenza. Dobbiamo cercarla. Cercate il Signore mentre Egli si fa trovare, mentre il tempo è opportuno. Questo dice il profeta Osea, se non ricordo male, è il tempo per cercare il Signore. Abbiamo questo bisogno primario, è necessario, è vitale. Quando abbiamo Gesù nella nostra barca, noi ci dobbiamo sempre aspettare forze nuove. Dobbiamo aspettarci un rinnovato zelo. Solo la sua presenza ci mette in condizioni per poter riprendere di nuovo la voglia, il desiderio, la determinazione di vivere un cristianesimo non nominale, ma vincente, che un cristianesimo che è fatto di esperienze, che non si appoggia sui capitoli già vissuti, che non ha bisogno di leggere soltanto le esperienze che sono state fatte, si proietta verso il futuro, guardando avanti, sapendo che l'Iddio di ieri è l'Iddio di oggi ed è l'Iddio che verrà. Alleluia. E Gesù sale proprio su una di queste due barche. Dice il testo che era di Simone. Dobbiamo immaginare che Gesù è su questa barca. Simone inizia a godere il privilegio di questa presenza. E vi voglio far notare una cosa. La scena è cambiata. Gesù prima si stringeva intorno, era stretto dalla folla, la folla si stringeva intorno a lui per udire la sua parola. Vi ricordate? Adesso invece la scena ce lo proietta diversamente. C'è sempre questa folla che ascolta la sua parola, ma Gesù non è più sulla riva, ma è sulla barca di Simone. Quindi la folla deve ascoltare, deve continuare ad ascoltare Gesù, ma dalla barca di Simone, non più dalla riva. Che mi vuoi dire, fratello? Voglio dirti che Dio ha scelto la tua vita per usarla. Ha scelto la tua barca per parlare ad altri. Ha scelto la tua vita per essere una benedizione per gli altri. Poteva farlo sulla riva? Ha scelto di farlo sulla barca di Simone. Perché sulla barca di Simone e non sull'altra? Questo non ci è dato di sapere. Perché sulla mia e non sulla tua, o sulla tua e non sulla mia, non c'è dato di sapere. E non vogliamo neppure correre nell'errore di Pietro. Signore, ma che ne sarà di lui? No? Mentre Gesù lo chiama a servirlo, noi ci occupiamo di... siamo sempre interessati agli altri. E permettetemi un po' di essere provocatorio. Ci occupiamo troppo poco di noi, spiritualmente, che materialmente ce ne occupiamo troppo assai. Ma quanto alla relazione che noi abbiamo con il Signore, siamo sempre interessati agli altri e poco a noi. Che ti interessa di?
Tu seguimi. Sono salito sulla tua barca. Voglio usarmi della tua vita, della tua barca. Voglio parlare alla gente attraverso di te. Non ti chiedere tanti perché, non ti fare tanti motivi. Approfittane di questa benedizione. Approfittane di questa condizione che il Signore sta determinando nella tua vita, attraverso la tua testimonianza, attraverso la bellezza dell'opera che Gesù ha fatto nella tua vita. L'opera che Dio ha fatto nella tua vita è un'opera bellissima. Non possiamo pensare che ci siano opere più belle e altre no. A volte no, sentiamo qualcuno che si alza in testimonianza e inizia così: io non ho una testimonianza forte, però non è così. Ognuno di noi ha una testimonianza fortissima. La forza della nostra testimonianza non sta in quello che eravamo noi, ma nell'intervento di Dio. Poi ogni testimonianza ha la sua bellezza, ha la sua energia, nel senso la sua trasmissione, no? Però, fratelli, quello che Dio fa, fosse la guarigione dello zoppo, fosse la liberazione dell'indemoniato o semplicemente la febbre della suocera di Pietro, è qualcosa di meraviglioso e di bello. Inizia così per Simon Pietro una esperienza nuova. Mentre Gesù è nella barca, Gesù gli chiede a Simone di scostarsi un po' da terra. E questo scostarsi un po' da terra c'è qualcosa di molto profondo. Gesù sale sulla barca di Simone e gli dice di scostarsi un po' da terra. La prima cosa che mi viene in mente è che Gesù sta proiettando nella vita di Simone una esperienza personale. Vi ricordo che noi stiamo in un culto che si sta svolgendo sulle rive del lago di Gennesaret, una folla che si stringe intorno a lui, ma che Gesù ad un certo punto dice a Pietro, non so se la folla l'ha sentito, ma dice a Simon Pietro: scostati un po' da terra. Forse qualcuno l'ha sentito, forse l'avranno sentito tutti, sicuramente l'ha sentito Simone. E ciò che conta stamattina è che tu senta quello che Dio vuole da te. Non conta che gli altri se ne accorgano, non conta che gli altri vedano, non conta che gli altri sentano, conta soprattutto che tu realizzi la volontà di Dio per la tua vita. Forse lo realizzeranno anche gli altri quando vedranno questa barca che si scosta, ma ciò che conta è quello che il Signore ci chiede di fare. Simone, scostati un po' da terra. Il culto sulle rive del lago di Gennesaret, benedetto, Gesù che predica, la folla che immagino dà gloria a Dio, immaginiamo un po', no? Che cantano degli inni, qualcuno chiama un inno, qualcun altro ha testimoniato, vogliamo immaginare un po' la scena di quel culto. E poi la decisione di un uomo all'interno di quell'assemblea. Se Dio ci ha parlato, dobbiamo avere il coraggio di prendere delle decisioni. Non vogliamo, fratelli, che il tutto si concluda sulle rive dei nostri culti. Troppe volte avvertiamo che Dio ci chiama a fare qualcosa e troppe volte continuiamo a lavare le nostre reti. Troppe volte avvertiamo che Dio ci chiama a fare qualcosa, ma ci abbandoniamo al nostro senso di inadeguatezza. Quante volte abbiamo
sentito la pressione benigna, ovviamente, della sua parola. Dio mi chiama, io lo sento, devo farlo. Quante volte? E quante volte, pur sentendo la sua voce, abbiamo continuato a tirare la nostra barca sulla spiaggia? Ma non ce la faccio. Ma è più forte di me. Stamattina scostati un po' da terra. Scostati dal parere degli altri. Scostati da quello che può vincolarti. Spostati da quello che può magari determinare anche una tua scelta all'opera e per te il rapporto è tra te e il Signore, e lascia che sia il Signore a guidare i tuoi passi, non un altro. Scostati un po' da terra. E poi dice il testo, mentre si scosta, Gesù si siede sulla barca e continua a insegnare la folla. Alleluia. Quella barca deve aver vissuto il giorno più bello della sua vita. Se la immaginiamo, questa barca deve essere stata gioiosa. Avrà detto, finalmente, avrà realizzato la sua vita. Gesù seduto che insegnava. E permettimi di dirti un'altra cosa. Torno a questo e vado poi verso la conclusione. Non lasciare che le esperienze che Dio ti sta permettendo di fare siano delle esperienze così di passaggio. Fai sedere Gesù sulla tua barca, non lasciarlo all'impiedi, non gli dare una posizione temporanea. Vabbè, tanto poi deve scendere, sì, è stato bello, che bello il raduno, il campeggio, andiamo di qua, andiamo di là, che bello, il Signore mi ha parlato, però stiamo sempre su questa riva, stiamo sempre a fare i conti con le nostre sconfitte, avvertiamo la parola di Dio che ci ha toccato il cuore, ci ha lenito, è sceso il balsamo, siamo felici, ci abbracciamo, piangiamo, rispondiamo agli appelli, alziamo le mani, ci mettiamo in ginocchio, sembra che sta succedendo chissà che cosa nella nostra vita, poi ci giriamo e guardiamo che le reti sono ancora vuote. Noi stamattina vogliamo che il Signore, attraverso la sua parola, faccia qualcosa di nuovo. Amen. Non vogliamo avere il timore che Dio possa venire un po' a cambiare poi i nostri programmi, perché anche se abbiamo qualche programma, non è detto che Dio ce lo tolga, e se ce lo toglie questo programma dalla nostra mente, fratelli, vuol dire che lui ne ha un altro molto più grosso, molto più grande, molto migliore di quello che io e te magari ci siamo costruito. E sentite come da un'esperienza comunitaria diventa un'esperienza personale. È quello che Dio ti chiede stamattina. Non lasciare che questa parola poi rimanga nel locale di culto, tu te ne torni a casa semplicemente ricordando quello che è stato detto stamattina, ma qualcosa ti deve guidare a cambiare la tua posizione. Prendi il largo. Scostati un po'. Sembrava la cosa che poteva finire lì. E invece da quel scostati un po', c'è una richiesta ancora più profonda. Prendi l'arco. Ora, molti di noi hanno scelto di piantare un po' la loro esperienza su quel scostati un po'. Perché fin quando è un po', va bene. Fin quando possiamo avere un occhio sulla riva e un altro sulla barca, poi alla fine, però quando poi ci viene chiesto di prendere il largo, e questa parola il largo, dove andiamo a finire? Tu lasci una cosa certa che è una riva, ma ti giri verso il largo e non vedi niente. Andateglielo a chiedere, andiamoglielo a chiedere ad Abramo, quando il Signore non gli ha manco indicato una terra. Il paese che io ti mostro, lascia case, possibilità di lavoro, forse anche di successo, visto che stava insieme al suo papà a fare un determinato lavoro, per un posto che poi ti farò conoscere. È un modo per dire prendi il largo, no?
fidati di me. Tra l'altro Abramo non è che aveva delle esperienze con il Signore, per cui dice, vabbè, conosco chi mi sta parlando. È semplicemente la voce di uno che adesso si sta presentando nella sua vita. Però la fede è certezza, fratelli, di cose che noi non vediamo. È inutile che cerchiamo di cambiare l'identità della fede. Noi siamo forti con il Signore. Sapete perché? Perché vorremmo pure cambiare il DNA delle cose di Dio, della fede. Però se il Signore mi fa vedere, io poi... Ma questo non è il principio della fede. Se il Signore, io ho detto al Signore che se il Signore mi dà, poi veramente, poi prometto che... Non è questa la fede. La fede è certezza di cose che non si vedono. Non si vedono. Prendi l'arco. Dimostrazione di cose che si sperano. E quando la nostra speranza è nel Signore, dobbiamo anche agire nella fede, o no? Prendi l'arco. Ma adesso non è il momento. Avrebbe potuto dire Simone, guarda, io sono un pescatore, già so le cose come vanno, già lo so. Sorella, io penso che stamattina non ti devi fidare della tua esperienza, ma di Gesù. E se anche la tua esperienza ti dice, guarda che le cose sono così, non significa che Dio non può cambiare la storia, non può cambiare la tua stessa esperienza e i sentimenti che ti stanno veicolando verso la riva a causa di esperienze magari anche sbagliate. Prendi il largo e concludo. Prendi il largo e gettate le reti. Prendi il largo, non e getta le reti, ma gettate le reti. Uno è quello che deve prendere il largo, altri dovranno gettare le reti. E qui viene fuori che per effetto del tuo coraggio, della tua esperienza, altri beneficeranno della tua benedizione. Abbiamo chiesto al Signore di essere strumenti di benedizione, vero o no? E pensate, fratelli, che le nostre scelte, anche nel male questo, ma le nostre scelte che facciamo in Cristo, più avanti, diventano motivo di beneficio per chi ci sta vicino. Le nostre scelte porteranno la benedizione nella nostra casa. Le nostre scelte porteranno la benedizione sui nostri figli. Le nostre scelte porteranno la benedizione anche per chi ci guarda, per chi ci vive, non con gli occhi, per chi ci osserva. Prendi il largo e gettate le reti. E il Signore stesso che gli dice a Simon Pietro che ci sarà una benedizione. E io del Signore ho imparato a fidarmi, fratelli, anche se le sue indicazioni a volte non seguono la nostra logica, perché la logica dice sono appena rientrato dal mare e non ho pescato nulla. La logica dice bisogna pescare di notte, non di mattina. La logica dice che la pesca potrà eventualmente essere fruttuosa se è di mattina che noi tiriamo sopra le reti, se è di notte che noi tiriamo sopra le reti. E invece è tutto contro la logica. Appena tornate, è mattina, non hanno trovato nulla, figuriamoci se possono trovare pesci di mattina. Ma sulla tua parola, dice Pietro, io getterò le reti. E allora, anche se ti può sembrare illogico quello che il Signore ti sta chiedendo di fare, fidati, perché non c'è migliore logica che seguire il piano di Dio. E non c'è maggior successo che Dio possa trarre nel nostro più misero fallimento. Che Dio
mandi ad effetto la sua parola nella nostra vita. Amen. Chiniamo il capo e preghiamo. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. 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 Apriamoci davanti al Signore. Oh, shalabakantara laita.